Angelo Ruoppolo sta lavorando, però ti posso disturbare? Prego, Mimmo Bosio. Angelo Ruoppolo, giornalista, direttore di Teleacras. La scorsa settimana parliamo del parco inclusivo escluso. Hai intervistato il sindaco Firetto nella tua straordinaria ventennale, se non sbaglio, no? Rubrica tema, e avete parlato tra le altre cose anche della vicenda del parco inclusivo escluso. Cosa ne pensi, Angelo? Perché questa è una vicenda che ha lasciato perplessi moltissime persone. Io il sabato scorso ho fatto un video da Villa Bonviglio. Sì, ho seguito. Ti ho citato e quindi sono venuto a trovarti perché volevo sentire tu cosa ne pensavi, da intervistato. Io sono felice di intervistarti. Grazie. Secondo me è un comportamento colposo, nel senso che il comportamento colposo comprende tre requisiti: quando si usa imperizia, imprudenza o negligenza. In questo caso gli attori, le parti in causa, hanno usato negligenza. Perché? Perché ci si è ridotti all'ultimo giorno utile, anzi all'ultima ora utile, alle ore 11, per inviare la documentazione del progetto per il parco inclusivo per bambini disabili, il parco giochi, alla Villa Bonfiglio ad Agrigento. Poi, per il malfunzionamento del server della regione, peraltro, come ha spiegato il sindaco Firetto a tema, segnalato alla regione, il malfunzionamento segnalato nelle more del trasferimento del file, la documentazione è giunta a destinazione in ritardo alle 12.07, in ritardo di 7 minuti, ed è stato escluso il progetto dal bando regionale. Tuttavia il sindaco confida nell'accoglimento del ricorso, spiegando che è stato inviato in orario utile, ossia alle ore 11. Però, ripeto, tutto ciò testimonia inoppugnabilmente un comportamento colposo. Bisognerebbe introdurre come prassi, come consuetudine da consolidarsi nel corso del tempo, che in questi casi particolarmente delicati per la vita amministrativa dell'ente e della comunità amministrata si proceda e si provveda ad inviare le documentazioni importanti almeno con un margine di 24 ore il giorno prima, e non ridursi all'ora precedente alla scadenza. Io credo che questa è una vicenda che è giusto sottolineare, perché qui ad Agrigento, se noi contribuenti, è successo a me, per 8 metri quadrati ho ricevuto giustamente un accertamento da parte del comune che vuole da me non so quanti euro, una trentina di euro per 8 metri quadrati per il pagamento della tara. Allora la domanda è: perché quando sbaglia il cittadino giustamente paga e quando invece sbagliano altri? E mi riferisco a tutti coloro i quali non sono i semplici cittadini che possono essere individuati, no? Perché quando sbagliano tutti gli altri nell'ambito dei servizi che svolgono le ditte per conto del comune o gli stessi impiegati, perché c'è uno sbaglio, questo è normale che ci sia, no? Perché non pagano mai? Perché in tal caso, nella fattispecie della esclusione del progetto del parco giochi inclusivo, non ricorre l'elemento necessario, fondante, del dolo. Nel senso che se ricorresse il dolo, e allora l'amministrazione comunale, che poi si rivarrebbe sull'impiegato o sugli impiegati, sarebbero perseguibili per danno all'erario, perché il loro comportamento doloso ha provocato un danno all'erario, in questo caso le casse del comune di Agrigento, che ha perso l'opportunità del finanziamento. Perfetto. In questo caso non ricorre l'elemento del dolo, ma ricorre l'elemento della colpa, Angelo, il delitto colposo. Te la rigiro. Che non perché è sanzionabile dal codice ma penale. Ma io qua non voglio che qualcuno venga sanzionato. Qui c'è un fatto, cioè che alla fine noi non avremo questo, almeno al momento, perché il sindaco dice che ha fatto ricorso. Io non so come farà a dimostrare che c'è, sì, server che è rovinato, perché c'è la richiesta di accettazione. Peraltro il sindaco ha citato anche altri comuni, non solo Agrigento, ma anche il comune di Rometta,
il cui progetto di parco giochi è stato escluso perché è trasmesso alle 12.01, quindi con un solo minuto di ritardo. Ma l'orologio serve per questo, il calendario serve esatto. per questo motivo. Allora, no, esatto. Io dico una cosa, perché c'è sempre voglia di sminuire quelli che sono gli errori degli altri, no? O i propri errori, e sempre invece enfatizzare tutto ciò che uno fa? Io questo non capisco. Io voglio sapere il tuo punto di vista, qual è a tal proposito? Per puro corporativismo, e perché i cittadini sono sempre i primi poi a essere vessati, tartassati, calpestati dalla prepotenza dei pubblici ufficiali, del potere amministrativo. E allora sto facendo bene a sottolineare questa cosa, perché poi tra l'altro c'è una corsa sì, a bruciare le notizie. Per me questa è una notizia. Io vorrò sapere se effettivamente questa storia è una storia in cui c'è qualcuno che ha sbagliato o no. È possibile che io questo lo voglia sapere? Perché io ricevo sempre accertamenti, se sbaglio pago, bene, se qualcuno ha sbagliato deve pagare, se non ha sbagliato io tornerò qui, così come Angelo certamente farà, e daremo atto al fatto che la colpa non era di nessuno. Angelo, io ti ringrazio. Grazie a te, Mimmo. Ti verrò a trovare in questi giorni per parlare di campagna elettorale, ricordando che si vota a maggio e la campagna elettorale è iniziata a... È già iniziata da due settembre. Mesi, da due o tre mesi. Angelo, una battuta però, velocissima. Assolutamente fuori di luogo, infatti tanti che sono partiti se ne sono già pentiti e sono tornati indietro, molto indietro alla casella di partenza, e sono fermi lì, in attesa di tempi migliori, a buon intenditore. Quindi salutiamo. Ciao in tre minuti, ciao a tutti i video spettatori di In tre minuti e di Mimmo Bo. Maestro, è stato un piacere.